Se la giovinezza è sciocca, è perché non è stata oziosa. Quel che guasta i nostri sistemi educativi è che, in omaggio al numero, sono rivolti ai mediocri. Per uno spirito che si matura non esiste pigrizia. Quanto ho imparato nelle lunghe giornate che a un testimone sarebbero parse vuote e nelle quali scrutavo il mio cuore novizio come un nuovo ricco controlla i suoi gesti a tavola. Quando non dormivo da Marta, vale a dire quasi ogni giorno, passeggiavamo dopo pranzo lungo la Marna fino alle 11. Staccavo il canotto di mio padre. Marta remava. Io, disteso, appoggiavo la testa sulle sue ginocchia. Le davo in paccio. All'improvviso un colpo di remo, urtandomi, mi ricordava che quella gita non sarebbe durata tutta la vita. L'amore vuole far partecipare gli altri alla sua beatitudine. Così un amante di temperamento freddo diventa carezzevole, ci bacia sul collo, inventa mille moine se stiamo scrivendo una lettera. Non avevo mai tanto desiderio di baciare Marta come quando un lavoro la distraeva da me. Mai tanto desiderio di toccarle i capelli, di spettinarla come quando si pettinava. Nel canotto mi precipitavo su di lei, coprendola di baci, perché lasciasse i remi e il canotto se ne andasse alla deriva, prigioniero delle erbe tra le ninfee bianche e gialle. Essa riconosceva in ciò il segno di una passione incapace di dominarsi, mentre quello che mi spingeva così forte era la mania di disturbare. Poi ancoravamo il canotto dietro alti cespugli. La paura di essere visti o di capovolgere il canotto rendeva i nostri giochi mille volte più voluttuosi. Perciò non mi lamentavo dell'ostilità dei proprietari che rendeva difficilissima la mia presenza in casa di Marta. La mia sedicente fissazione di possederla come Giacomo non aveva potuto possederla, di baciare un punto della sua pelle dopo averle fatto giurare che mai altre labbra vi si erano posate, era puro libertinaggio, me lo confessavo. Ogni amore, la sua giovinezza, la sua età matura, la sua vecchiaia. Ero forse all'ultimo stadio, in cui già l'amore non mi soddisfaceva più senza certe raffinatezze. Perché se la mia volontà riposava sull'abitudine, si ravvivava anche dei mille non nulla, delle leggere correzioni inflitte dall'abitudine. Così, non nell'aumento delle dosi che presto diventeranno mortali, l'intossicato trova sulle prime l'estasi, ma nel ritmo che inventa, sia cambiando le ore, sia ingegnandosi di disorientare altrimenti l'organismo. Amavo tanto quella riva destra della Marna, che frequentavo l'altra così diversa da poter contemplare quella che amavo. La riva destra è meno molle della sinistra, consacrata agli orti e alle coltivazioni, mentre la mia è consacrata all'ozio. Legavamo il canotto a un albero, andavamo a stenderci in mezzo al grano. Il campo, sotto il venticello serotino, abbrividiva. Il nostro egoismo, nel suo nascondiglio, dimenticava il danno che faceva e sacrificava il grano all'agio del nostro amore, come gli sacrificavamo Giacomo. Un profumo di provvisorio eccitava i miei sensi, aver gustato gioie più brutali, più somiglianti a quelle che si provavano senza amore con la prima venuta, rendeva insipide le altre. Apprezzavo già il sonno casto, libero, il benessere di sentirsi solo in un letto dalle lenzuola fresche. Adducevo ragioni di prudenza per non passare più le notti da Marta. Essa ammirava la mia forza di carattere. Io temevo anche l'irritazione che dà una certa voce angelica delle donne che si svegliano e che, come medianti nate, sembrano ogni mattina venire dall'aldilà. Mi rimproveravo le mie critiche, le mie finzioni e passavo le giornate a chiedermi se amavo Marta più o meno di un tempo. Come falsavo le frasi di Marta, credendo di dar loro un senso più profondo, allo stesso modo interpretavo i suoi silenzi. Sempre a torto,
un certo urto interno che non si può descrivere, ci avverte che abbiamo colpito nel segno. I miei godimenti, le mie ansie erano più forti. Coricato sul fianco, il desiderio che mi prendeva da un momento all'altro d'essere a letto solo in casa dei miei genitori mi faceva prevedere insopportabile una vita passata in comune. D'altra parte, non potevo immaginare di vivere senza Marta. Cominciavo a conoscere il castigo dell'adulterio. Me la prendevo con Marta perché aveva, prima che ci amassimo, acconsentito ad arredare a modo mio la casa di Giacomo. Quei mobili mi divennero odiosi. Li avevo scelti non per mio piacere, ma perché spiacessero a Giacomo. Me ne stancavo e non avevo scusa. Rimpiangevo di non aver lasciato che Marta gli scegliesse da sola. Certo, sulle prime mi sarebbero spiaciuti, ma che dolcezza dopo abituarmi ad essi, per amor suo. Ero geloso che la dolcezza di questa abitudine toccasse a Giacomo. Marta mi guardava con grandi occhi ingenui quando le dicevo con amarezza: spero che quando vivremo insieme non avremo più questi mobili. Essa rispettava tutto quello che dicevo, credendo che avessi dimenticato che quei mobili erano stati scelti da me, non osava ricordarmelo. Deplorava in silenzio la mia cattiva memoria. Nei primi giorni di giugno, Marta riceve una lettera di Giacomo in cui finalmente non le parlava solo del suo amore. Era malato, lo evacuavano dall'ospedale di Bourges. Io non mi rallegravo di saperlo malato. Ma che avesse qualcosa da dire mi sollevava. Sarebbe passato per il giorno dopo, il giorno successivo. Supplicava Marta che si trovasse sulla banchina ad aspettare il suo treno. Marta mi mostrò la lettera. Aspettava un ordine. L'amore le dava una natura di schiava, perciò, dinanzi a una tale servitù preliminare, mi costava uno sforzo tanto ordinare che proibire. Secondo me, il mio silenzio voleva dire che acconsentivo. Potevo impedirle di intravedere suo marito per qualche secondo? Anch'essa tacque. Dunque, per una specie di tacita convenzione, non andai da lei il giorno dopo. Il giorno seguente, di mattina, un fattorino portò a casa dei miei genitori un biglietto da consegnare personalmente a me. Era di Marta. Mi aspettava sulla riva. Mi supplicava di venire se l'amavo ancora un poco. Corsi fino al sedile su cui Marta mi aspettava. Il suo saluto, così poco conforme allo stile del suo biglietto, mi agghiacciò. Credetti cambiato il suo cuore. Semplicemente Marta aveva preso il mio silenzio di quei giorni per un silenzio ostile. Non aveva affatto indovinato la mia convenzione tacita. Alle ore di angoscia che le avevo procurato, teneva dietro la mia colpa d'esser vivo, perché solo la morte avrebbe dovuto impedirmi di andare ieri da lei. Il mio stupore non poteva essere finto. Le spiegai il mio riserbo, il mio rispetto per i suoi doveri verso Giacomo malato. Mi crede solo a metà. Ero irritato. Fui sul punto di dirle: per una volta che ti dico la verità. Piangemmo. Ma queste confuse partite a scacchi sono interminabili, sfiniscono se uno dei due non provvede a troncarle. Tutto sommato, l'atteggiamento di Marta verso Giacomo mi lusingava. La baciai, la cullai. In silenzio dissi: non fa per noi. Ci promettemmo di non nasconderci nulla dei nostri pensieri segreti, ed io la commiseravo un poco di credere che fosse possibile farlo. Ah, Giacomo aveva cercato con gli occhi Marta. Poi, siccome il treno passava innanzi alla loro casa, aveva visto le finestre aperte. Nella sua lettera la pregava di rassicurarlo. Le chiedeva di venire a Bourges. Devi partire, dissi, in modo che questa semplice frase non sapesse di rimprovero. Andrò, disse, se tu mi accompagni. Era uno spingere troppo oltre l'incoscienza. Ma l'amore che esprimevano le sue parole, le sue azioni più inopportune, mi facevano presto passare dalla collera alla gratitudine. Mi irritai, mi calmai.
Ne parlai con dolcezza, commosso della sua ingenuità. La trattavo come un bambino che chiede una cosa impossibile. Le feci capire quant'era immorale che si facesse accompagnare da me, che la mia risposta non fosse tempestosa, come quella di un amante oltraggiato, ne accrebbe l'efficacia. Per la prima volta mi sentiva pronunziare la parola morale. Questa parola capitò a proposito, perché non essendo cattiva, Marta doveva certo, al pari di me, conoscere crisi di dubbio sulla moralità del nostro amore. Senza tale parola avrebbe potuto credermi amorale, giacché era molto borghese, nonostante la sua rivolta contro gli eccellenti pregiudizi borghesi. Al contrario, dal momento che per la prima volta la mettevo in guardia, era segno che fino allora consideravo che non avevamo fatto nulla di male. Marta rinunziava con dolore a quella specie di scabroso viaggio di nozze. Capiva ora quel che conteneva l'impossibile. Almeno disse: permettimi di non andarci. La parola morale, pronunziata alla leggera, mi costituiva suo direttore di coscienza. Ne usai come uno di quei despoti che si inebriano di un potere recente. La parola si mostra solo quando è usata con ingiustizia. Risposi dunque che non vedevo un delitto nel fatto che non andasse a Bourges. Trovai per lei dei motivi che la persuasero. Stanchezza del viaggio, prossima convalescenza di Giacomo. Questi motivi la scolpavano, se non agli occhi di Giacomo, almeno di fronte alla famiglia di lui. A forza ad orientare Marta nel senso che mi conveniva, la modellavo a poco a immagine mia. Di questo mi accusavo e di distruggere in tal modo scientemente la nostra felicità. Che mi somigliasse e che fosse opera mia, mi entusiasmava e mi dispiaceva. Vedevo in ciò una ragione d'accordo e vi discernevo anche la causa di futuri disastri. Infatti le avevo a poco comunicato la mia incertezza, sicché il giorno delle decisioni essa le avrebbe impedito di prenderne una. La sentivo uguale a me, con le mani molli, immersa nella speranza che il mare avrebbe risparmiato il suo castello di sabbia, mentre gli altri fanciulli si affrettavano a costruire più lontano. Accadde che tale somiglianza morale si rifletta sul fisico, sguardo, andatura. Spesso degli estranei ci presero per fratello e sorella, perché esistono in noi germi di somiglianza che l'amore sviluppa. Un gesto, un'inflessione di voce, presto o tardi tradiscono gli amanti più prudenti. Bisogna ammettere che se il cuore ha le sue ragioni, che la ragione ignora, perché questo è meno ragionevole del nostro cuore, senza ogni altra immagine è indifferente. Questo istinto di somiglianza è quello che ci guida nella vita, gridandoci ferma innanzi a un paesaggio, a una donna, a un poema. Possiamo ammirarne altri senza sentire questo avvertimento. L'istinto di somiglianza è la sola linea di condotta che non sia artificiale. Ma nella società solo gli spiriti grossolani parranno non peccare contro la morale, perché perseguono sempre lo stesso tipo. Così certi uomini si ostinano sulle bionde, ignorando che spesso le somiglianze più profonde sono le più segrete. Marta da qualche giorno sembrava distratta, ma senza tristezza. Distratta ma non triste, mi sarei spiegato la sua preoccupazione con l'avvicinarsi del 15 luglio, giorno in cui avrebbe dovuto raggiungere la famiglia di Giacomo e Giacomo convalescente sopra una spiaggia della Manica. Questa volta era Marta che taceva, trasalendo al rumore della mia voce. Sopportava l'insopportabile. Visite di famiglia, vessazioni, sottintesi acidi di sua madre, bonari del padre, che le supponeva, senza crederci, un amante. Perché sopportava tutto? Era la conseguenza delle mie lezioni, che la rimproveravano di dar troppa importanza alle cose, di affliggersi per cose da nulla. Pareva più felice, di una felicità singolare, di cui provava una specie di imbarazzo e che m'era spiacevole, perché ne ero escluso.
Io, che trovavo puerile che Marta scoprisse nel mio silenzio una prova di indifferenza, ero io ora ad accusarla di non amarmi più, perché taceva. Marta non osava dirmi che era incinta. Avrei voluto mostrarmi felice di questa notizia, ma sulle prime rimasi stupefatto. Non avevo mai pensato di poter diventare responsabile di chi che sia e mi trovavo responsabile del peggio che potesse accadere. Mi arrabbiavo anche di non essere abbastanza uomo da trovar semplice la cosa. Marta aveva parlato solo quando era stata costretta. Temeva che quel momento, che doveva riavvicinarci, ci separasse. Così finsi così bene la gioia che i suoi timori si dissiparono. Conservava tracce profonde della morale borghese e questo figlio significava per lei che Dio premiava il nostro cuore, non che puniva un delitto. Mentre Marta vedeva ora nella sua gravidanza una ragione perché non la lasciassi mai, io ne ero costernato. Alla mia età mi sembrava impossibile e ingiusto che avessimo un figlio che avrebbe intralciato la nostra giovinezza. Per la prima volta cedevo ai timori d'ordine materiale. Saremmo stati abbandonati dalle nostre famiglie. Amando già questo figlio, lo respingevo per amore. Non mi volevo responsabile della sua esistenza drammatica, che io stesso sarei stato incapace di vivere. L'istinto è nostra guida e ci conduce a perdizione. Ieri Marta temeva che la sua gravidanza ci allontanasse l'uno dall'altra. Oggi, che m'amava più che mai, credeva il mio amore in aumento come il suo. Io ieri respingevo questo figlio e oggi cominciavo ad amarlo e toglievo amore a Marta, allo stesso modo che al principio della nostra relazione il mio cuore dava a lei quello che toglievo agli altri. Ora, posando la mia bocca sul ventre di Marta, non baciavo più lei, ma mio figlio. Ahimè, Marta non era più la mia amante, ma una madre. Non agivo più in nessun momento come se fossimo soli. C'era sempre un testimone con noi a cui dovevamo render conto dei nostri atti. Perdonavo a stento questo brusco cambiamento di cui rendevo Marta unica responsabile, eppure sentivo che l'avrei perdonato ancor meno se mi avesse mentito. In certi momenti credevo che Marta mentisse per far durare un po' di più il nostro amore, ma che suo figlio non fosse figlio mio.